myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. E buongiorno, sono a casa di mamma, poco fa non riuscivo ancora a parlare perché mi ero svegliata da poco, ho stesso due cosine, l'avete visto, ho piegato con i vestiti e li ho sposati. Adesso sono qua perché Giuliana, che non vi inquadro ovviamente, voleva fare il bagnetto, non la doccia, e quindi mia madre ha la vasca, io ancora la mia non l'ho montata. E niente, siamo qua a fare il bagnetto. Adesso perché sono da mamma vi faccio vedere una cosina che nei prossimi video devo andare a fare nell'armadio di mia mamma, praticamente una modifica, non so come chiamarla, non è una modifica. Devo andare a sistemare questo armadio, abbiamo preso della carta adesiva da Shane e dobbiamo modificare questo armadio e lo farò io ovviamente, devo prendere tutte le misure, piano amore, devo prendere tutte le misure e quindi occhio alle notifiche perché comunque sarà un video carino da vedere. Anche a livello di ispirazione, quando c'è qualcosa di rovinato in casa si può sistemare. Lei sta facendo il bagnetto con Ariel, falla vedere che carina, e con il corallo, era questa l'intenzione, per questo diceva il bagnetto e il bagnetto dalla nonna. Allora ragazze, questo è l'armadio che vi dicevo io, lo dobbiamo sistemare. Allora, a parte che qui manca una delle bacchettine ed è qua, quindi poi la incolliamo e poi con la carta dobbiamo decorarlo, quindi occhio alle notifiche. Sono tornata a casa. Giulia, dove stai? Fai vedere i tuoi bei capelli. A parte questi che tutti mi avete commentato che vi sono piaciuti tantissimo, vieni qua, fai vedere i tuoi capelli belli puliti, girati, così siamo in controluce, però giro io dall'altra parte, girati, sembra un pagliaio ragazza perché li arricci, li vuole allisciare. Mamma, vieni. Comunque raga, guardate, stanno allungando. Comunque stavo dicendo che questi qua vi sono piaciuti tantissimo e quindi ne ho preso un altro paio, ragazze. Qua, questi qua con le rose rosse. Adesso andiamo a cambiare le lenzuola e mettiamo queste qua, rosso passione, ragazze. No, no, dormi che la mamma deve fare le pulizie, dormi. No. Fai la ninna, che sei piccola e cresci dormendo come neonati. Bella della mamma, bella sei. See it through.
try to hide. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. L'altra si sta mangiando il lenzuolo dall'altro lato, apposta, io mi sono lavata le mani, come ne sono lavata a fa'? Nah. Adesso c'è Gatti, dice che è schifo il cane sul letto, vabbè. Che schifo! Sai che schifo, Sheila può salire sul letto, è Elettra che non può salire. Non ha ancora i vaccini. Ma io lascerei pure così, ragazza, che bello, solo che devo mettere la copertina perché ancora c'è freddo. Sheila, scusami, dico, fammelo finire. Tutti qua siete, ma perché? Basta stare a noi! Sono Gabriele, ah no, vi devo pure lasciare stare. Solo Gabriele manca. Povero bambino, quello veramente. Angelo. Povero bambino. Adesso, perché mi state sentendo, perché questo pezzo lo metterò senza la musica. Copri letto nuovo! Ragazzi, io mi fermo veramente. Che stai facendo? No, non è possibile. A parte che qua dentro no. Qua dentro no. Questi no. Andia, io mi fermo, spolverò dopo magari. È successo una cosa, volevo fare, ragazze, cani, bambina. Chi saltava sul letto? Chi si tirava il copriletto? Ecco, guardate Elettra in questo momento. Vi dicevo, sì che le ciabatte sono vecchie e meno male. Anche Sheila comunque aveva questo vizio quando era piccola. Io camminavo, l'ho detto in un video, trascinando la gamba, perché praticamente avevo Sheila attaccata nella ciabatta. Ma Sheila, essendo un cane che comunque da adulto rimaneva piccolino, il problema, diciamo, non si poneva in modo grave. Qua, questa qua, se continua a mordere anche la grande, è un problema, ma non lo farà, perché comunque adesso che ci stiamo sopra, per il momento è troppo piccola per iniziare un addestramento, per iniziare comunque a capire certe cose. Non ha neanche 2 mesi, c'ha un mese e una settimana. Ragazze, non mi sto lamentando, diciamo che ho avuto un attimo di esaurimento nervoso per fare il letto, lei già lo capisce che la pappa, che però ho gestito egregiamente. Forza ragazze, dai, bambini piccoli, cani piccoli, 2 cani, buon appetito Elettra. Ci prepariamo per lo straccio in cucina, ragazze, sono le 11:30, l'ho scritto che era domenica quando iniziate il video, sì, quindi ho tutti e 2 bambini a casa. Deo Mix, ragazze, lo sto proprio terminando, vado proprio a goccine. Adesso Elettra dovrebbe addormentarsi, per questo ho detto no, non leccare, ho detto faccio lo straccio, aspetto che lei si addormenta, i bimbi si mettono sul divano, Sheila è in camera da letto, già si è dissociata dal resto della famiglia. Io come ogni mattina per ora faccio una passatina di straccio in cucina. Certo, non chissà come, ragazze, perché ad esempio appena lei si addormenta non posso spostare la cesta, quindi devo girarci intorno alla cesta. Vedete, la cesta è qua, se lei si addormenta io una cosa possiamo fare, o dorme o tolgo la cesta e passo lo straccio. I bambini lo sapete, anche se sono a casa si mettono sul divano, lo sanno, quindi livello di difficoltà 10 credo, tra cane, cucciolo e bambini, ma lei per il momento è messa qua, lui è messo là.
che poi si deve fare i compiti più tardi. Go! Senti, stiamo aspettando tutti che tu ti addormenti, perché se tu non ti addormenti io lo straccio non lo posso fare, perché tu con le zampette, sì, leccami, con le zampette mi fai tutte le improntine e non è possibile, non è possibile. Ragazza, ho un pochettino l'occhio raffreddato, adesso glielo pulisco, ieri gliel'ho pulito pure ma non è raffreddato, proprio gli ho pulito un po' il pancino ieri con l'acqua tiepida, la bambagia, la bambagia qua la chiamiamo, il cotone idrofilo, per capirlo tutti, il cotone idrofilo. Quando passano con la musica così, raga, i Zulu, i Maranza con la macchina, i Maranza cresciuti, mamma mia, veramente. Aspetta, stai ferma, Giuliana, che stavo dicendo, me lo sono dimenticato, questa mi lecca, va bene, li odio quando passano con la musica così, soprattutto la sera, veramente, cioè vigili di Isola delle Femmine, fate un posto di blocco, soprattutto d'estate, perché d'estate, ragazze, io avendo la casa che gira ad angolo, nella strada principale del paese, è un continuo di passare macchine con la musica a tutto volume, cioè, ormai dormo, perché ormai è tipo ninna nanna, ma è comunque fastidioso, ci vorrebbe un posto di blocco, e quando passano con questa musica così, volume discoteca, alzargli la paletta e dire, senti, qua siamo in un centro abitato, abbassa questa musica. Comunque, vado a fare lo straccio. Non so che stavo dicendo, me lo sono dimenticata, come al solito, io sono così. Ah, che si deve addormentare, addormentati. Sì, sbadiglia! Elettra non ne vuole sapere di dormire, quindi ragazze, cane in braccio, mocio con una mano, ragazze, quello che si deve fare e procediamo così. Adesso che abbiamo finito, si sta asciugando, si è addormentata e neanche, raga, ancora si muove. Allora ragazze, io finisco qua questo vlog, alle mie spalle il letto che già Giuliana ha disfatto, comunque di pomeriggio dobbiamo andare a riposare, non so se più tardi usciremo, c'era questa idea, anche se le ho fatto la doccia, le ho messo il pigiamino perché lei pomeriggio a letto vuole il pigiama, a volte la cambio quando viene dalla scuola e magari non le metto il pigiama, capita più il sabato e la domenica, che quando viene da scuola le metto il pigiama, cioè non so neanche che sto dicendo, perché poi solitamente non usciamo più, a meno che non scendo io per prendere qualcosina, ma solitamente mi sbrigo tutta la mattina in modo da avere il pomeriggio libero, perché comunque abbiamo i compiti, insomma, eccetera eccetera, però capita il sabato e la domenica, appunto, magari le faccio la doccia, la vesto, poi lei a letto vuole il pigiama, quindi fatto la doccia, ho messo il pigiama, poi la cambio più tardi. Sheila, che c'è amore? Sheila è rimasta qua mentre facevo lo straccio, bimbo mio. Niente, adesso per la dieta abbiamo a pranzo pasta con no, non sono vongole, stavo dicendo vongole, sono gamberetti e passate di pomodoro e poi comunque la frutta. Questa sera non mi ricordo, carne di maiale, ecco, carne di maiale. Va bene, io questo vlog lo chiudo qua, vi mando un grosso bacio e una domanda finale e poi chiudo. Ho notato che comunque anche dal sondaggio dove vi ho detto pubblico più video, pubblico meno video, avete votato la stragrande maggioranza che volevate più video e così sto facendo, ma sono più vlog di vita quotidiana.
Perché ovviamente il video pulizie da girare, ok, ci siamo, ma per montarlo ci vuole più tempo, quindi comunque ho fatto meno video pulizie, ma ho integrato le pulizie nei vlog quotidiani. Ho notato che comunque il riscontro è stato positivo, cioè io lo vedo dalle visualizzazioni, e quindi volevo la conferma nei commenti, fatemelo sapere. Se vi va bene comunque così, un video pulizia a settimana e il resto vlog di vita quotidiana con incluse le pulizie. Anche se una volta in un sondaggio che feci tempo fa, dove vi ho scritto cosa preferivate, la stragrande maggioranza aveva votato proprio vlog di vita quotidiana con pulizia. Quindi fatemi sapere nei commenti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!